All'Istituto Comprensivo 83esimo Porchiano Bordiga a Ponticelli la giornata è dedicata al progetto didattico di educazione alla legalità, la scuola e la città, promosso dal Comune in collaborazione con la Prefettura ed i rappresentanti delle forze dell'ordine. È un percorso formativo che coinvolge oltre 40 scuole elementari e medie del territorio cittadino attraverso incontri in aula e momenti di approfondimento in strada per sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole. Questa mattina con gli assessori alla scuola e alla sicurezza urbana Anna Maria Palmieri e Alessandra Clemente, gli alunni dell'Istituto Bordiga hanno avuto l'opportunità di studiare in aula ed osservare da vicino il lavoro quotidiano degli agenti di polizia municipale. Gli incontri con le scolaresche sono strutturati in un duplice aspetto. Una parte che si svolge in aula, dove c'è un dialogo ed un confronto con la figura istituzionale in divisa, che in qualche modo avvicina i ragazzini al rispetto delle regole per le quali la divisa è preposta, e un secondo momento nel quale i ragazzini insieme agli uomini in divisa possono constatare su strada quelli che sono gli aspetti da regolarizzare e da rispettare. E loro verificano sul campo le regole che apprendono, e naturalmente questo è un modo ulteriore per fare della legge, della legalità, della giustizia, non una parola vuota per i nostri bambini, della regola, non una parola che si trovano nei loro libri, ma qualcosa di interiore, perché le giovani generazioni non facciano gli errori delle adulte nel gestire con amore e con sicurezza la propria città. Il progetto, articolato in 4 incontri sull'educazione civica e la cittadinanza responsabile, è frutto dei tavoli di confronto sulla sicurezza urbana organizzati periodicamente in prefettura con i rappresentanti di comune e forze dell'ordine. Napoli cambia in base al nostro modo di vivere. L'educazione civica è fondamentale rispetto delle regole e della città come bene comune, e i ragazzi giovanissimi non soltanto oggi diventano testimoni di legalità, ma soprattutto sono giovanissimi cittadini pronti a capire quanto è bello e importante rispettare le regole, soprattutto in un'ottica di una città fatta di bellezza e fatta di crescita.